Wow, grandi amici del tubo, partiamo subito così. Chiediamo quanto siamo stati addormentati. Vi ricorderete che siamo rimasti qui con Let's Play. Abbiamo dormito tutto il giorno. Ah, però ho delle brutte cicatrici, pare anche a me. Addio. Mettiamoci nei panni di una ragazza per un attimo. Direi che la cosa principale sia chiedere: cosa mi hai spogliato tu? Ah, bom, bravo gentleman. Va bene, ti credo, vecchio, dai. Oh, ecco, brava. Comunque bentornati sul mio canale, nuovo episodio di Let's Play. Era l'intro da fare super veloce. Dov'è il mio compagno? Sono importanti queste cose da chiedere per sapere la storia. Vabbè, chi se ne frega della maschera. Ciccio, aiutami ad alzarmi, dai. Piano. Chi è questa? Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt you. Interrompere il tuo conteggiamento. Alla sauna, Ilu. Why is your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. Devi scaldarti il sangue, va bene. Dio, dovrei raggiungere la roccia dell'affogato, sì. But I must get to Drowned Dead Rock. As fast as possible. Shan't force you to stay. But the rocks are ways off and you can barely walk. Ti conviene prendere un cavallo? Va bene, beh, ci sta. True. Skjal can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so you'll get there faster than on foot. Va bene allora, dai, visto che c'è tempo, famo se sta sauna. Pish posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. Vengo, andiamo, su, orsù. Eccoci qua, ah, guardate che poca vita che abbiamo, siamo ridotti abbastanza male, mi pare di vedere, da tutte quelle fasciature e quel sangue rattrappito che c'è lì sulla schiena. Vabbè, allora, segui Astrid alla sauna, ok, seguiamola. Dove, non so in che cazzo di villaggio siamo capitati, ragazzi, una scena un po' confusionaria, ma fondamentale, secondo me, del gioco. Eccoci qui, ragazzi, dovremmo essere arrivati, sì, ok, la calma prima della tempesta. Togliti quegli stracci, ok. Dobbiamo spogliarci? Si fa interessante la situazione. Usa, cosa c'è lì da usare? Esci dallo spogliatoio. No, cazzo, devo fare la sauna, ti spogli. Ti copri l'asciugamano. Ma no, ragazzi, ma che asciugamano? I veri, veri uomini, le vere donne fanno la sauna senza niente. Cazzo, ti ridi. Ah, meno male che, vabbè. La sauna con le fasciature. Vabbè. Ok, allora seguiamo Astrid, che ovviamente lei con le zizze di fuori. Parte un video. Si sarà trappite, ore 12. Non so se è una buona idea la sauna con le bende. Cioè, vabbè, non ha molto senso. Un livido. Ah no, un tatuaggio. Ah, guarda. Come avrei fatto a vedere? Una rosa rossa. No, ero giovane e ubriaca. No, dai, no. L'ho fatto per una persona speciale. Che è morta. I picture it already. You were promised to a handsome lad. He gave you a red rose. Che tragica che devi essere, oh. Quasi, non c'entrerà un cazzo sicuramente. Chissà per chi è quel tatuaggio, ragazzi. Io ho un'idea, potrebbe essere per Geralt. Così, ma mi pare impossibile. Gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals. Say,
home. Have you got saunas too? Oddio. Che, no, non ho una casa in realtà. Sono una viandante. Sì, avevamo detto questo anche a quelli del barone, quindi se non sbaglio, quindi continuiamo su questa falsa riga. Non sono esattamente naufragata. Sì, diciamo, io sono... Beh, non penso sia caso di dire che sono caduto da un portale, però boh. I'm here looking for someone. Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjall's heart. Skjall. He's head over heels for you, girl. No, si è innamorato di me, il tipo. Che ninino. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjall? Oddio, a dire il vero preferisco le donne. What the fuck? No, dai, no. Non ho niente, guarda, non ho niente contro nessuno, ma dai, no. Ho risposto così, signore, è abbastanza carino lì com'era, insomma. Una bellezza misteriosa portata dal mare. Listen. It's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related three times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofoten groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjall's certain to have readied the horses by now. Devi fare un rapido tuffo in acqua, ti farà bene. Quindi facciamo il trattamento acqua calda, acqua fredda, mamma mia. Perché no? I suppose. Why not? Head through the door and you'll see the pier. Be careful, it's slippery. Thank you once more. Grazie di tutto. God's bless your journey. Perfetto. Allora, abbiamo recuperato un po' di vita, come potete vedere lì in alto. Adesso dobbiamo scendere. Ci può tuffare, direi di no. Opzionale, beh, io lo farei, scusa, tanto non mi pare che abbiamo così tanta fretta. Scendiamo. Ah, è fredda a quanto pare. E guardate un po', stiamo recuperando in piena la salute. Top, salute. Bevi l'acquavite di Freya per scaldarti. Oh, vabbè, allora aspetta, risaliamo da là, dalla cazzo di scalinata. Ok, brava Siri. Tutti con le zizze di fuori tranne noi. Questo, vabbè, lasciamo stare. Beviamo da qui. Ok, abbiamo riconquistato tutta la nostra salute e adesso possiamo raggiungere Skjall nella stalla. Skjall che dovrebbe averci preparato il cavallo per andare a questo coso del morto affogato lì, com'era, scoglio, non mi ricordo, vabbè, del morto affogato. Rimettiamoci i vestiti, ragazzi, vediamo se c'è la... sì, esatto, ti vesti ed esci. Spero ci trovino i nostri vestiti, no? Ok, perfetto. Adesso spacchiamo di nuovo i culi. Corriamo alla stalla. Eccoci qui, ragazzi. Guardate Skjall che ci sta lustrando il cavallo per bene. Parte un bellissimo video. I cavalli sono pronti, ok. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... Beh, tua sorella mi ha un po'... Insomma, mi ha raccontato un po' di cose. No, mi ha solo detto che ti piaccio. Vabbè, dai, rispondiamo così. Except to mention that you fancy me. What? But I asked her. È un po' imbarazzato il ragazzone. You know what? Let's ride. You're in a hurry and it'll be dark soon. Non ho tutta questa fretta, dai, facciamo un risvolto amoroso in questa puntata. No, grande Siri. Che cuore. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't. Ma sì, cosa no? Ah, era il suo primo bacio, che ninino. We don't have much time. But it's enough for you to learn a few things. Run for your lives! Oh merda. I can look after myself. Sì, direi che sai badare abbastanza bene a te stessa. Guarda qua. Era il villaggio dove siamo andati con Geralt e Yen, questo, ragazzi, che abbiamo trovato sotto sopra. Ma
Merda, mi sa che dobbiamo spaccare degli ani adesso. Sì. Ok, dai. Andiamoci da fare, cerchiamo anche di difendere gli schiavi. Usiamo la nostra super abilità. Bam. Ok, adesso dovrei... Che cazzo sono? Delle guardie, bro? Non so. Comunque la Wild Hunt, signori. Il nostro primo scontro praticamente diretto, faccia a faccia con la Wild Hunt. Aia. Boom, mamma mia. Che combo, signore. Adesso il cagnaccio qua. Pietro Radori. Finiti? No, ancora uno ce n'è. Che palle, quanti cazzo ce n'erano? Prenditi questa. Oh, che bug. Vabbè, succedono robe a caso. Questo si è incastrato, uccidiamolo così. Mamma mia. Non guardare indietro, va bene. Stai sereno, vecchio. Prendiamo i cavalli e andiamocene. No, aspetta. Dai, piglia sti cavalli, su. Ok, dai, in sella e via. Che cos'è stato? Che cos'è stato? La Wild Hunt, signore, caro mio. Sono qui per me. Ti mostrerò la strada per la roccia. Grande, questo è un grande. Cazzo, grazie o la tua... Merda, grazie. No, avevo premuto. Ah, forse sì, è andato. Vabbè. Ok, signori, eccoci qua a cavallo. Si parte. Merda, ma c'è gente per... Oh, merda, mi attaccano durante la strada. Mi sembrava un po' troppo semplice, raga. Ciao, bello. No, di qua, Siri. Non di qua, super di qua. Brava. Occhio. Oddio, di quanto poco non sono caduto. Mamma mia. Signori, siamo quasi arrivati. Siamo arrivati. Parte un video, vediamo che succede. Ok, dovremmo essere arrivati. Chi è? Ah, il tipo. Grande. No, non dirmi che fa da esca questo e muore. Cosa? No, lei voleva che l'elfo lo aiutasse a salvarla e... è voluto... Ma dai. Ma guarda come morire male. Cioè, proprio... Vabbè. Ma lui non è morto così, perché in realtà l'abbiamo trovato nel giardino. Beh, comunque Siri sembra viva, ecco, diciamo. Ok, più tardi. Vediamo che succede. Che cazzo? Che cazzo è sto coso? Ah, eccoci qui tornati. Giardino di Freya. Fa male, Dai, lasciala in pace, Yennefer, anche insistere sui cadaveri non è una grande cosa, L'ha venduta. Digli che ho riconquistato il mio nome. A Siri, credo. Questo innamorato perso di Siri, vabbè. E quindi, cara Yennefer? Non è che ci ho capito molto da questo racconto, Che
cazzo sta succedendo? Direi che l'andiamocene da qui subito sia la risposta assolutamente migliore, ragazzi. Yen, let's get out of here. Now. You needn't ask me twice. The garden. Ecco, te pareva che ci dovevano sgamare. Mi abbiamo rovinato il giardino, care? Sembra di sì. Now, now. Don't you dare try to calm me. We have every right to be furious. Furious! And you. You will pay for this. Non avevamo molta scelta, però, in effetti, eh. Cioè, mi dispiace anche, ma non avevamo molta scelta. We'd never have learned what happened to her. Do you really think you're justified? That your hunt for a foreign woman gives you the right to destroy our garden? I'm sure it doesn't in your eyes. I shall make sure all. Ma no, ma non serve. Stai tranquilla, vecchia, non serve, guarda. I alone. Grande, ci difende Yennefer, mamma mia. I might have known. They warned me about you, sorceresses. None shall open their door to you. None shall. Ci sta maledicendo? Addirittura. Sti cazzi. Ma vaffanculo, porta il tuo sguardo di superiorità da un'altra parte e vattene a fanculo, va. Pensa a te. Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Skell told us. Ok, allora. La creatura orribile in qualche modo è collegata a Siri. Ma in, credo. Cosa intende? Il lupo mannaro? Ah no, il pupolino lì. Ho visto qualcuno che gli somigliava. Ah, quella bestia del barone sanguinario là. È vero, ragazzi, è vero. Cazzo, ragazzi, la svolta, è vero? Quindi dobbiamo tornare là del barone a prendere quella bestiola là. Ah, che palle. Now, tell me, do you... Credi che cosa, ciccia? Cosa mi nascondi? No, never mind. Allora, Siri non è a Skellig. È scomparsa, sì, ma hai detto bene. Speriamo di aver trascurato qualcosa, perché sennò siamo nella cacca. Me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine, but we will pull her out. Speriamo di salvarla, cara Yen. Ecco, una cosa che, ecco, cosa dovevi chiedermi prima, scusa? Tell me. Do you think is there a chance that thing might be? No, come? Ma come cazzo è possibile? No, secondo Yen quella bestiaccia là sarebbe Siri trasformata. Sì, appunto, dai, non voglio neanche pensarci, su. Beh, certi pezzi tornano in realtà, però no, dai. E adesso? Che famo? Before you do, c'è una cosa importante. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors Hall. Nella sala dei guerrieri, attenzione. Ok, va bene, allora ci vediamo a Larvik. Fine, Larvik. See you there soon. Thank you. For that, and for tranquilla ciccia, sai che siamo in una missione comune, quella di trovare Siri, quindi non ti ringraziare, su. You know me. Ecco, brava Yen. Oh. Benone, signori, quindi direi missione completata. Abbiamo aiutato Yen in questo giardino, abbiamo scoperto un fracasso di cose, tra cui, cioè, robe proprio che rovinano, aprono storie incredibili. Dobbiamo tornare dal barone a prendere, si chiama Uma quel mostriciattolo. Va bene, allora
Signori, per questo episodio breve ma veramente, cioè breve, insomma, un po' più breve ma veramente, veramente intenso, questo episodio può finire qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Un bel commento per dirmi cosa ne pensate. E ci vediamo nel prossimo video. Beh.